Grazie Presidente, non farò nessuna considerazione di metodo, mi asterrò dal commentare gli aspetti sui quali molti colleghi sono intervenuti sull'iter parlamentare, anche perché rischierebbero di essere considerazioni troppo ingenerose e penso che la fase delicata che il Paese sta attraversando, sia dal punto di vista sociale, il contrasto alla pandemia, che quello economico, non lascino a nessuno di noi lo spazio per la polemica. Mi faccia però dire, Presidente, che in questo passaggio cruciale, questa manovra di bilancio, a nostro giudizio doveva essere, poteva e doveva essere più coraggiosa e più coerente. Lo dico da sostenitore di questa legge di bilancio, da membro della maggioranza, ma poteva essere più coraggioso e più coerente a partire proprio dalla rimodulazione dell'IRPEF, dalle modifiche che apportiamo all'IRPEF. Non c'è categoria del Paese, ovviamente, che oggi non denunci la necessità di ridurre l'imposizione fiscale. Tagliare le tasse, abbassare le tasse, trova un evidente consenso tra i cittadini. Ma c'è un'urgenza, anzi c'è una emergenza in questo Paese. E in politica, quando ci sono le emergenze diventano priorità. Priorità dell'azione del Governo e del Parlamento in primissima battuta. E l'emergenza di questo Paese si chiama lavoro giovanile. Non c'è altra questione dal punto di vista della riduzione delle tasse che venga prima dal ridurre una disparità inaccettabile. Lo ha ricordato recentemente pubblicamente Carlo Calenda riprendendo i dati dell'Istat e li voglio ricordare a quest'Aula come punto di partenza. Il reddito medio annuo degli italiani è di 21.965 euro. Il reddito medio degli under 30 è di 15.128 euro. Il reddito medio degli under 25 è di 9.935 euro. Un giovane che lavora in Italia guadagna meno della metà del reddito medio. Ecco, più coraggio e più coerenza avrebbe voluto dire almeno discutere l'emendamento che abbiamo presentato come azione. Presidente, se 5,5 di quegli 8 miliardi destinati alla riduzione dell'IRPEF fossero andati alla riduzione dell'IRPEF degli under 25 e degli under 30, noi avremmo azzerato, cioè tolto del 100% l'IRPEF sugli under 25 e dimezzato del 50% quella sugli under 30. Sto molto su questo aspetto perché non possiamo continuare con la retorica della questione giovanile di cui riempiamo gli appuntamenti di partito, di ogni partito, e poi quando è ora avere la possibilità di mettere in campo un provvedimento concreto e non farlo. Anche perché continuare con questo approccio sulla modifica delle tasse, dell'IRPEF, dell'imposizione in generale, cioè limando un po' scaglioni aliquote, non si fa altro che rafforzare quella odiosa ingiustizia che Don Milani nelle lettere alla professoressa definisce le parti uguali tra disuguali. I disuguali oggi sono una generazione che ha un accesso al reddito semplicemente insopportabile. E parlando di professoressa, Presidente, mi consenta una considerazione velocissima sul tema della scuola. Il Governo ha fatto uno sforzo importante in questa manovra di bilancio. C'è uno stanziamento tra i più significativi degli ultimi anni sul fondo dedicato agli insegnanti, sulle risorse destinate agli insegnanti. Ecco, ora toccherebbe un po' alle forze politiche ragionare sui criteri con cui si utilizza questo fondo. Grazie Presidente. Sui criteri con cui utilizziamo le risorse destinate agli insegnanti, perché non può continuare questo continuo scontro ideologico tra chi usa la valutazione degli insegnanti come una clava contro una categoria e chi ritiene che
la distribuzione a pioggia come riferimento di queste risorse possa essere un modo ancora attuale. Chi ne fa le spese sono proprio gli insegnanti, che nella stragrande maggioranza sono donne e uomini che svolgono non solo il loro lavoro, ma il loro servizio con generosità e competenza, ai quali, Presidente, lo dico per quello che ho letto in questa manovra di bilancio, non dovremmo solo applicare i principi della cura e della dedizione, ma ad esempio il raggiungimento di obiettivi importanti come il contrasto dell'abbandono e della dispersione scolastica. A questi aspetti nulla è legato in termini di riconoscimento economico. E in Italia nel 2020 543.000 ragazzi hanno abbandonato gli studi. Sono percentuali drammatiche che ci mettono al quarto posto in termini negativi in Europa. Lo dico, Presidente, perché sui temi della formazione, insegnamento, acquisizione delle competenze quest'Aula avrà un ruolo centrale. Penso alle prossime settimane, quando discuteremo la riforma degli ITS, le modifiche che ci arrivano dalla Camera. Ecco, io voglio sperare che non ci sia arretramento su un livello così strategico di preparazione dei nostri giovani rispetto a quanto fatto dalla Camera, e che si riconosca il valore di un'esperienza che oggi non solo ha restituito formazione e competenza ai ragazzi, ma anche restituito importanti opportunità di lavoro. E concludo con una nota, così sto ampiamente nei tempi e l'aiuto nel suo difficile lavoro, Presidente, che è quella della giustizia. Insieme al collega Costa alla Camera e al collega Cucca al Senato abbiamo nelle settimane e nei mesi scorsi lavorato moltissimo dopo l'istituzione del fondo per le spese legali degli imputati assolti, che secondo me è una grande conquista in termini di norma di civiltà. Ecco, è un fondo costituito, ma ancora una volta non finanziato, e istituire fondi per poi non metterci soldi non è proprio il modo migliore per dare risposte ai cittadini e credibilità alle istituzioni. Grazie, Presidente.